Grazie. Sono posti liberi. Sì, accomodatevi. Ciao. Bene, grazie, buongiorno. Oggi sono due comunicazioni importanti, poi saremo a disposizione per le domande. E sono due temi che sembrano distanti, ma potrebbero anche essere molto vicini. Quindi da un lato invito qui Monsignor Dario Viganò, prego, che saluto, gli do il benvenuto. Ciao. E l'assessore Corazzari, prego. E per parlare del primo tema, che è un accordo importante tra Ministero della Cultura, Regione Veneto, Fondazione MAC. Fondazione MAC, poi ve ne parlerà Monsignor Viganò, è l'acronimo di Memorie Audiovisive del Cattolicesimo. Allora, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo fatto piccola magia, nel senso che siamo riusciti, quindi ringrazio poi Fondazione Marche anche degli Veneti illustri, diciamo, al proprio interno, e penso ad esempio che saluto Giuliano Cannella che è presente nel CDA di Fondazione Marche, la famiglia Riello e altri. Siamo riusciti a chiudere un bel accordo che poi verrà firmato, secondo il quale sostanzialmente nelle memorie audiovisive del Cattolicesimo ed è attività della Fondazione MAC, si va a recuperare tutto quello che è l'archivio analogico, nella fattispecie in questo caso di due papi, Papa Pio X e Papa Luciani, per raccogliere tutto questo materiale, soprattutto l'inedito che magari si ritrova ancora in qualche archivio di qualche televisione privata, negli archivi di Rai, eccetera, o magari anche in qualche Super 8 che è stato girato in qualche cresima, battesimi o queste robe, per dar vita su supporto digitale a diciamo, una raccolta, una cineteca che sia assolutamente a disposizione di tutti i cittadini. Quindi questa è una grande operazione, quindi Ministero dei Beni Culturali, Fondazione MAC e Regione Veneto. Passerei la parola al Monsignor Dario Viganò, che è il Presidente della Fondazione, e poi facciamo chiudere all'Assessore Corazzari. Prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo nasce su un'intuizione di Papa Francesco, quando appunto in un'intervista che mi ha concesso sul cinema, dice: ma accanto alle grandi istituzioni che è l'Archivio Apostolico Vaticano, accanto alla Biblioteca Apostolica Vaticana, io sogno possa nascere un giorno anche una Mediateca Apostolica Vaticana. Siccome i sogni per realizzare hanno bisogno di piccoli passi, ecco, il primo passo realizzato verso quell'obiettivo è la Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, che ha un comitato scientifico, che sono i grandi conservatori delle cineteche di Stato, oppure della Cineteca del Friuli, la Cineteca di Bologna, insomma, le grandi istituzioni di conservazione, una serie di docenti, di professori dell'università. E il CDA è composto da alcuni imprenditori e due eccellenze, credo venete, possiamo ricordarle, ha già ricordato il Presidente Giuliano Cannella e Giordano Riello, che sono intervenuti personalmente nella costituzione della Fondazione. La Fondazione cosa fa? Va alla ricerca di quelle memorie purtroppo oramai molto perdute, perché se pensiamo ad esempio agli anni di Pio X, Pio X è stato un grande pontefice, di lui abbiamo la certezza che sono state fatte tre vedute cinematografiche, come si chiamavano all'epoca, tra il 1914 e il 1915, ma di queste vedute non si è ancora trovato il supporto fisico, non sappiamo se ancora esiste. Certamente nelle grandi istituzioni che hanno mappato il proprio materiale non c'è e non ci sono, e quindi bisogna andare alla ricerca attraverso la rete della FIAF, cioè delle cineteche internazionali, se per caso qualche bobina, almeno segmento di quelle vedute esiste. Se esiste, bisognerà cercare di capire in che stato sono, restaurarle prima secondo i criteri tradizionali e poi digitalizzarle e metterle a disposizione, con uno studio anche di tutti i documenti connessi a queste vedute. Pensate, Pio XII, a differenza del suo predecessore Leone XIII, che amava molto tutto ciò che aveva a che fare con le scienze delle ottiche,
Leone XIII fece inserire tra le arti, tra le personificazioni delle arti benedette nella Galleria dei Candelabri, oggi Musei Vaticani, la personificazione dell'arte fotografica. A lui dobbiamo i primi film, ricordate, dei Dixon americani, con cui poi si rompe il legame proprio perché c'è una, diciamo, una manifestazione di questi film in luoghi dove c'è, ci sono magari anche altre situazioni ritenute non così congrue alla, alla presentazione del pontefice, e lì nasce invece il rapporto con i Lumière e quindi i fratelli Calcina, eccetera. Quindi Pio XII, a differenza sua, cosa fa? Pone il veto di rappresentare, di riprendere cinematograficamente l'effigie del Santo Padre. Quindi noi di questo pontefice abbiamo queste vedute, e poi abbiamo dal 54 in poi, dalla sua canonizzazione, una serie di documentari che sono stati fatti, ma molto spesso abbiamo le processioni dove però il Papa non si vede. Poi Giovanni Paolo I, il Papa del sorriso, di lui abbiamo poco perché appunto è stato per pochi giorni pontefice, ma ha suscitato molte produzioni cinematografiche e televisive, quindi andare a mappare anche un po' in tutto il mondo la distribuzione di questi prodotti audiovisivi per noi è molto importante, legandolo poi agli studi appunto storici sulla Chiesa o anche su come hanno contribuito questi pontefici a ripensare il profilo della Chiesa. E poi c'è un terzo Papa che non è proprio veneto, ma per capire il quale dobbiamo conoscere bene il suo magistero di patriarca di Venezia. Sto parlando di Giovanni XXIII. Giovanni XXIII, per comprendere a fondo la portata rivoluzionaria, forte, la sua decisione, il suo pragmatismo, è necessario conoscere ciò che lui ha fatto proprio qui, sulla sede del patriarca di Venezia. E anche lui sarà un pontefice che studieremo. Tutto questo materiale che sarà ricercato, mappato, archiviato, là dove è possibile digitalizzato, poi verrà messo a disposizione sia sul portale che poi attraverso tutta una serie di istituzioni legate al Veneto, penso appunto alla, alla Cineteca, a tutto il reparto scolastico, l'educational, eccetera, perché credo sia davvero importante recuperare la memoria, perché la memoria dell'audiovisiva del cattolicesimo non è una cosa che ha a che fare con la fede, ha a che fare con i costumi, ha a che fare... Provate a pensare anche con la modificazione di alcune città. Il Giubileo, per esempio, del 50 modifica la percezione di Roma dei pellegrini che giungono e vede una città che si ripensa, si ristruttura anche urbanisticamente, architettonicamente. Quindi i grandi eventi religiosi del cattolicesimo creano una percezione culturale e sociale della nostra penisola. Questo è quello che vogliamo fare, e quindi ringrazio il Presidente che ha creduto in questo progetto, il Ministro l'ha già ringraziato lui, anch'io mi associo ai ringraziamenti, e all'Assessore per la Cultura. Grazie. Grazie. Grazie, a me mi fa particolarmente piacere che questo accordo venga annunciato in questo momento in cui corso la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e noi come Regione del Veneto, grazie alla volontà del Presidente Zaia, abbiamo voluto fortemente investire in questo settore, ben consapevoli di come si tratti di un sistema che può dare grandi potenzialità di crescita, di promozione alla nostra Regione da più punti di vista. Tutto ciò che riguarda le arti cinematografiche ed audiovisive impone però anche una tematica che è quella della conservazione, della memoria, soprattutto riguardo a delle figure così importanti che tanto profondo segno hanno lasciato nella nostra cultura. Lo facciamo attraverso anche progetti specifici, abbiamo recentemente sottoscritto con l'archivio della Biennale di Venezia un progetto di collaborazione, una convenzione di collaborazione, abbiamo fatto attività specifiche per la digitalizzazione di materiale fotografico con la Fondazione Cini, e quindi questo accordo così importante non fa altro che consolidare quella che è una nostra volontà, che vogliamo nell'ambito della conservazione di quelli che sono gli elementi fondamentali di percorsi culturali del passato che possono essere documentati attraverso il cinema e l'audiovisivo. Chiaro che ciò impone una
importante azione di attività e di investimento. Io ringrazio la mia struttura, la dottoressa Fausta Bressani e tutti coloro che collaborano da tempo, anche la nostra Film Commission regionale che è stata costituita recentemente ma che sta avendo un forte momento di crescita, e pertanto sarà una grande occasione per noi per implementare questa azione che ci vede già presenti con una Cineteca regionale del Veneto insieme alla regione Friuli, e sapremo che facendo questo faremo non solo un'opera di catalogazione e di conservazione molto importante, ma daremo seguito anche ad un percorso di conservazione per il futuro che ritengo sarà un lascito fondamentale di questa amministrazione e di chi collabora a questo progetto come il Ministero. Grazie. Grazie. Sì, ma prima, se ci sono domande per Monsignor Viganò, prego. Grazie, Angela Federica Gazzettino, buongiorno. Buongiorno. Il Presidente faceva riferimento a cresime e battesimi, è forse questo anche un appello alle famiglie venete che dovessero detenere ancora dei vecchi figlini a magari consegnarne copia per poter partecipare al progetto? Lo penso perché Luciani fu vescovo di certo. Ma questo certamente sarebbe un patrimonio molto interessante da recuperare. Esiste in Italia l'archivio del cinema familiare, quindi potrebbe a questo punto crearsi un link tra la Fondazione MAC e questo centro studi che è specializzato proprio sul cinema familiare, ma certamente potrebbe nello sviluppo del progetto esserci una richiesta, ecco, no? Per avere, perché per esempio le cresime, non solo cresime, comunione, insomma, di quando Luciani girava per la diocesi, è un momento importante per conoscere il suo magistero, il suo stile, ma è anche un modo per conoscere, diciamo, i comportamenti della società in un determinato periodo, no? Provate a pensare come siamo distanti dal momento in cui tutte le bambine erano vestite da spose bonsai, no? Ad oggi che vanno con i jeans e la maglietta bianca, per dire, no? O al modo con cui le famiglie vivono il momento che una volta era più familiare e intimo, oggi è tutti al ristorante, no? Che pur sempre è una festa, ma è appunto un po' un'espropriazione dell'ambito familiare e di intimità. Altro? Firmiamo. Poi il ministro fa firma digitale. Prego Dario. Tre oggi? Sì. 3 settembre. Grazie. Grazie mille. C'è una foto con questo, signor assessore. Sì. Grazie. 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 Grazie a Monsignor Viganò, e quindi son certo che partiremo velocemente con questo progetto e porteremo anche i primi risultati. Che tempi ci diamo? Io penso i primi mesi del prossimo anno, almeno buona parte della ricerca, cioè poi il restauro vediamo, però intanto buona parte... Per il materiale. Sì. E quindi approfittiamo, diceva Angela Pederiva, di dire comunque se qualcuno ha... del materiale in casa di quegli anni, che può tranquillamente contattarci, poi noi lo giriamo al team del Monsignor Viganò. Altra iniziativa importante, e chiamo qui Marina Montedoro, che è presidente dell'Associazione Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conigliano e Valdobbiadene, e Valentina Reino, Head of Public Policy and Campaign di Airbnb Italia, che salutiamo, e l'assessore Caner. Perché qui facciamo una roba che è seria, anche in questo caso, ovvero voi sapete che quando noi abbiamo fatto l'iscrizione al patrimonio dell'umanità del Colline Prosecco di Conigliano e Valdobbiadene, che sono patrimonio dell'umanità, abbiamo detto come prima cosa che siamo davanti a un sito importante a livello internazionale, un sito che comunque sarebbe diventato oggetto di visite
di interesse turistico a livello internazionale, che sarebbero comunque arrivati dei turisti, non dei vagabondi che dicono vai, guarda che bel posto, mi fermo a mangiare e a bere un bicchiere di vino, ma turisti informati, perché comunque facciamo parte di un circuito, del grande circuito dei siti UNESCO. Avevano detto che si partiva dall'anno zero da circa 200.000 presenze turistiche per avere al decimo anno almeno 1 milione di presenze turistiche. Considerate che il 66% dei turisti della zona del Prosecco sono stranieri, si consideri che ci siamo presi, ma forse è sbagliato dire ci siamo presi un impegno, abbiamo voluto che fosse chiaro, perché questa è stata la mia proposta a Parigi, che nell'area UNESCO non si debbano realizzare strutture alberghiere, perché ci sono già delle strutture alberghiere e quindi non si vada a divorare territorio, e ci sono ottimi operatori del mondo alberghiero, però è pur vero che in tutto questo pacchetto importante a livello internazionale c'è anche una parte di turismo esperienziale, di ex alberghiero, che nulla deve togliere l'offerta alberghiera, ma che va a completare un'offerta turistica nei territori. Insomma, sentite, io spero che siano superati gli anni nei quali c'era ancora questa battaglia tra alberghiero e extraalberghiero. Se un nostro turista vuole andare a dormire su una casa sugli alberi, è extraalberghiero, perché comunque la casa sugli alberi te la dà magari un privato, oppure qualcuno che si organizza con molte case sugli alberi e fa un'offerta alberghiera, come può accadere. Quindi turismo esperienziale, turismo in un'area ad altissima valore paesaggistico, ed è quindi oggi, poi io lascio la parola prima a Marina Montedoro, poi a Valentina Reino e infine chiuderà la Sore Caner, per dire cose, per dire che Airbnb ha deciso, con questo accordo che si farà, introdurrà, non so se voi avete seguito l'evoluzione di Airbnb, loro sono passati da una vendita indifferenziata di alloggi, l'incrocio tra domanda e offerta indifferenziata, dove comunque il motore di ricerca ti diceva 3 camere, 2 camere, ha una scelta tematica. Oggi Airbnb ti dice case sugli alberi, dormire in barca, dormire sulle grotte, vi sto dicendo tutte le categorie, castelli, eccetera. E c'è questa dei vigneti, che è quella che cresce di più 400% visto, e non aggiungo altri dati, è giusto che li diate voi dopo. Ma quindi per noi è interessante sapere che Airbnb c'è, ma non solo per vendere prodotto, che è già una grande roba, ma anche per accompagnare a livello internazionale tutta una serie di iniziative, non ultima quella di quelli che io chiamano gli ambassador, nel senso questa idea di dar vita a una formazione, e molti giovani, poi magari Marina Montedoro ne parlerà, di giovani che comunque accettano di fare un corso di formazione per diventare dei cantori, dei traghettatori in quest'area dell'UNESCO, e quindi persone che sanno veramente dare informazioni. Io non aggiungo altro, passo la parola a Marina Montedoro e poi a Valentina Reino. Prego. Allora, buongiorno a tutti, grazie governatore, grazie anche di aver voluto presentare questo accordo qui in questa sede. Si tratta del primo accordo, direi, a livello internazionale di questo genere, per cui noi ne andiamo molto orgogliosi, e che mette insieme quella che nei fatti è oggi probabilmente la piattaforma più importante nell'industria dell'accoglienza, con più 82% di crescita negli ultimi 5 anni, e quello che è un sito patrimonio dell'umanità. Noi, quando abbiamo iniziato a dialogare con Airbnb, ci siamo trovati un po' sulla stessa lunghezza d'onda, perché l'obiettivo era quello di valorizzare attraverso un turismo di qualità quello che oggi è appunto un patrimonio che noi dobbiamo saper valorizzare anche da un punto di vista sostenibile e con i giovani. Quindi ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda perché Airbnb intanto ha appoggiato e sostiene quello che diceva prima il governatore, è un programma di formazione che abbiamo nominato i narratori della bellezza, che è nato circa 1 anno e mezzo fa e oggi è la sua seconda edizione, e per la quale io ringrazio un'intuizione del governatore, questo lo devo dire, perché circa 2 anni fa, chiacchierando, mi diceva: ma perché non pensate a un programma di formazione dedicato solo ai giovani e che vada a formarli non tanto come guide, perché di guide ne abbiamo tante, ma che vada a raccontare al turista, al visitatore, le particolarità del nostro territorio. Le particolarità non sono soltanto i cammini che noi abbiamo realizzato, piuttosto che la bellezza del territorio che si vede, ma anche quelle che sono le tradizioni rurali, le tradizioni culturali che fanno parte del DNA del Veneto e chiaramente delle colline del Prosecco, di Conegliano e Valdobbiadene, insieme chiaramente poi a raccontare quello che è il prodotto enogastronomico, l'arte e la cultura.
E io ringrazio della presenza Francesco Volpini, che è il responsabile internazionale dell'UNESCO World Heritage Volunteers, all'interno del quale noi abbiamo presentato questo programma, governatore, e che è diventato un unicum a livello internazionale. È stato lanciato l'anno scorso, io lo ringrazio perché lui lo sta portando un po' in giro per tutto il mondo, e oggi sono ben 24 i paesi che ci hanno chiesto di spedire, di esportare questo format, proprio per la qualità che ha e soprattutto perché coinvolge i giovani, che era il nostro obiettivo principale. Io credo che questa collaborazione avrà un grandissimo futuro, non si limiterà a questo anno. La guida, Presidente, ho il piacere di dartela in mano perché sono riusciti Airbnb oggi a editarla per la giornata di oggi, e va incontro a quella che è questa esigenza, cioè non è soltanto, come diceva prima il Presidente, fare turismo di massa, ma è fare turismo dove si racconta quelle che sono le sue specificità, raccontando veramente nel dettaglio che cosa andare a vedere e come andare a vederlo. E penso che avremo un grande futuro, se non altro perché sono stati poi inseriti di diritto dentro alla destinazione Vigneti. Io credo che quello che noi dovremmo fare adesso è valorizzare tutti quegli edifici rurali. Vedo qui l'assessore Corazzari che due anni fa ha dato vita a un bando interessantissimo che ci ha consentito di valorizzare quegli edifici rurali che hanno bisogno di essere riqualificati, e sul territorio delle colline del Prosecco di Cornigliano e Valdobbiadene ce ne sono tantissimi e che possono veramente trovare una nuova destinazione d'uso che ci consenta appunto di fare un'accoglienza diffusa che sia di qualità. Per cui avanti con questo accordo, e do la parola a Valentina e la ringrazio veramente di averci contattati. Buongiorno a tutti, ringrazio i presidenti Zaia e Montedoro e l'assessore Caner. A nome di Airbnb sono davvero molto felice di essere qui oggi per l'annuncio di questa collaborazione che, come diceva bene la Presidente, è fondamentale per far conoscere soprattutto il Veneto oltre Venezia, perché è molto vicino alla nostra mission, la volontà di disperdere i flussi turistici, e anche proprio la mission di UNESCO che veniva citata, ossia di proteggere quello che è il nostro patrimonio culturale. Volevo condividere qualche dato effettivamente sulla scia di quello che diceva il Presidente Zaia. I flussi turistici stanno andando molto bene, in particolare quelli internazionali, e sono chiaramente guidati da grandi eventi. Ci tengo a citare le Olimpiadi perché il Veneto sarà anche in questo senso protagonista con Milano Cortina 2026 ed Airbnb anche sponsor ufficiale. A Parigi abbiamo visto un aumento delle prenotazioni del 400%, quindi questa è un'ottima opportunità per la Regione Veneto. In aggiunta a ciò abbiamo visto questo aumento sui turismi verticali, e quindi il vino e il turismo enogastronomico. Airbnb ha lanciato qualche anno fa la categoria Vigneti, che conta oggi ad oggi in Italia oltre 33.000 annunci e oltre 880.000 visitatori. Quindi stiamo parlando di numeri molto importanti, e soprattutto un soggiorno medio di oltre le tre notti. E mi leggo a quello che diceva proprio Marina, perché fondamentalmente sulle colline questa è un'opportunità grandissima, perché i numeri sono già a doppia cifra grazie all'ottimo lavoro delle istituzioni, ma auspichiamo di poter fare ancora di più. Ad oggi abbiamo visto un aumento dei pernottamenti nel 2023 del 25% e un aumento del oltre il 35% di visitatori internazionali, in particolare dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Germania e dalla Spagna. In tutto ciò ci tengo a dire che le recensioni, oltre il 90% delle recensioni sono a 5 stelle, quindi proprio stiamo parlando di turismo di alta qualità e di offerte di ottima qualità. In cosa consiste questa collaborazione? Fondamentalmente ci sono delle variazioni che stiamo mettendo in pratica, che sono la creazione di una pagina web dedicata, dove è anche scaricabile la guida che proprio mostrava la Presidente, e questa guida è una guida non solo ai territori, ma anche proprio una guida a un turismo responsabile e sostenibile nei territori, perché vogliamo assicurarci che chiunque arrivi rispetti il patrimonio che rappresentano i territori delle colline. In aggiunta a questo stiamo facendo delle campagne promozionali, abbiamo lanciato un concorso in Cina, Italia e Gran Bretagna per far venire viaggiatori a vivere la vendemmia, e abbiamo chiaramente supportato il meraviglioso progetto dei narratori della bellezza che citava prima Marina, e infine abbiamo lanciato una Host Academy, cioè proprio un'accademia per formare chiunque voglia approcciarsi all'accoglienza nei territori delle colline, per spiegargli passo passo esattamente come fare
e come prepararsi al meglio. Concludo ringraziando ancora i presidenti Zaia, Montedoro e l'assessore e ribadisco la nostra felicità per questo annuncio di oggi. Bravo. Grazie, buongiorno a tutti. Bene, innanzitutto un ringraziamento a Airbnb, alla sua rappresentante, ovviamente a Marina Montedoro per il progetto. Io diciamo mi aggancerei alle parole del Presidente perché ha detto una cosa ovviamente intelligente, se no sarebbe il Presidente della Regione, ossia dicendo che... dicendo giustamente che non ci deve essere contrapposizione tra un mondo che è quello dell'Airbnb rispetto a altre tipologie ricettive che ci sono in Regione Veneto in particolare. E questo è un dato di fatto, qui vedo anche qualche rappresentante del mondo alberghiero, la Regione Veneto ha fortunatamente nelle proprie possibilità un sistema diciamo ricettivo vario molto importante. È vero che le locazioni turistiche, in particolare gestite dalla Airbnb, negli ultimi anni sono cresciute molto, è anche vero che stiamo parlando di circa 48.000 posizioni attive al primo settembre di quest'anno rispetto a circa 57.000 che ci sono in Veneto. Quindi molte volte quando si parla anche di una crescita percentuale molto elevata è anche perché alla base c'è un'offerta che è importante, ma è un'offerta che oggi come oggi, se non ci fosse nel nostro sistema veneto, avremmo addirittura difficoltà ad da dormire posti nel nostro territorio. Quindi sono due cose complementari, molto spesso differenti, nonostante il fatto che l'offerta sia un'offerta di qualità, come giustamente veniva detto, ma che non va in contrapposizione, ma che è un sistema assolutamente complementare. Come questo c'è quello agrituristico, per esempio, o altri sistemi nel nostro Veneto che vanno a comporre quella che è l'offerta. Quindi bene questo accordo che non va altro che a valorizzare il nostro territorio, soprattutto in un'area che è quella di Conegliano Valdobbiadene, dove giustamente il Presidente prima diceva è un'area dove la concentrazione anche alberghiera, anche per stessa scelta nostra, è molto bassa, al di là di grandi centri, penso a Conegliano Valdobbiadene, il resto di questo territorio si esprime proprio con locazioni turistiche oppure con un turismo di tipo rurale differente. Quindi grazie per questo progetto che non fa altro che aumentare diciamo le frecce al nostro arco come offerta turistica regionale. Grazie. Una domanda. Se avete domande per Airbnb o per Marina Montedoro, per Caner, tutto a posto? Grazie. Prego. Grazie. Avete altre domande o possiamo chiudere? Prego. Buongiorno. Da una settimana dalla scuola e con le richieste degli studenti che dicono senza assessore, è vero che lei ha le deleghe, però volevo capire se abbiamo... Cioè, scusa, chi è che ha detto senza assessore? Quali? È stato dalla rete degli studenti, gli studenti universitari hanno protestato settimana scorsa. Mi era sfuggito. Ebbene sì. Volevo capire se per l'inizio della scuola conta di... Cioè, ma, allora, guardate. Ricerca, perché sta diventando un po' una telenovela. No, non è, no, scusami, non è una telenovela. Vorrei ricordare che sì, c'è assessore delegato. Cioè, la regione non ha chiuso, cioè, nel senso che non è, le deleghe sono seguite direttamente dal Presidente, punto, ma la nomina verrà fatta, ma cioè non c'è nessun motivo di preoccupazione rispetto a questo. No, se, non altro da aggiungere, cioè però non è una telenovela. Non so, ha più puntate la telenovela, qua non ce ne sono puntate. No, le sembra un periodo un po' lungo rispetto a metà luglio per ricevere un'indicazione, perché immagino non dipenda da lei, visto che è una casella. Ma guarda, io ti dico la verità, mi sono preso del tempo e ho lasciato del tempo, quindi Fratelli d'Italia non ha nessuna colpa e tantomeno ce l'ho io, nel senso che è volutamente che ci sia anche questo periodo sabbatico tra un assessore e l'altro, che comunque la regione cioè, abbia deciso anche di prendersi queste, che poi sono due mesi estivi, vorrei ricordare, stiamo parlando del 19 luglio, 19 agosto, non siamo neanche arrivati a due mesi dai miei conti, no? 19 settembre sono due mesi estivi, quindi non
Posso garantire che tutte le deleghe sono seguite, cioè le scuole le apriranno, non c'è nessun problema. E faremo anche la nomina, farò la nomina. Altro? Prego. A questo proposito volevo chiederle se però lei ha ricevuto l'indicazione di un nome da Fratelli d'Italia, se preso del tempo, oppure se da Fratelli d'Italia effettivamente non è ancora arrivata con l'indicazione. No, no, cioè guarda, allora c'è una rosa di nomi sui quali sto ragionando, non c'è nessun problema politico, questo lo voglio dire. Cioè, farò un'analisi, ma i tempi che sono trascorsi non sono tempi dovuti al fatto che c'è difficoltà a identificare, è stato scelto di far così, punto. Rientra nelle mie prerogative e quindi farò la nomina entro settembre, la faccio, assolutamente. Penso proprio che non ci siano problemi. Altro? E come ha preso l'autocandidatura di Crisanti per l'invio alle prossime regionali come governatore? Come la prende? Ce la prendo che tutti i maggiorenni possono candidarsi ai prossimi regionali, cosa volete che vi dica? No, Crisanti dice i politici di oggi non hanno le competenze adeguate. Ipsa dixit. Altro? Ha senso che era una figura con cui si era andati. Avete tanto da scrivere la domanda? Si era collaborato molto. Monise, tornai dalle ferie, no? Lascia stare. Altro? Guarda, sull'autonomia io penso che con la ripresa ci sarà sicuramente l'opportunità di avere la convocazione da parte del governo per le regioni che hanno chiesto di essere sentite e convocate in base alla nuova legge. Stavo parlando della possibilità dell'apertura di un tavolo che possa analizzare, diciamo, le nove materie non LEP, vi ricordo che le materie sono 23 stabilite dalla Costituzione. Ecco, io leggo un sacco di dichiarazioni e molti di quelli che parlano male dell'autonomia si capisce dalle dichiarazioni che non hanno letto neanche il primo articolo della legge Calderoli. Ma io dico, nell'ottica del Bignami, leggete almeno il primo articolo, che già toglie tutti i dubbi e quindi non serve neanche fare fatica a leggere gli altri, mi sembra siano 11 articoli o una cosa del genere. Il primo è sufficiente. Tutti abbiamo avuto compagni di scuola che non volevano studiare. Gli passiamo i compiti, leggete solo il primo articolo. Se vi faranno domande, vi basta il primo articolo. Però leggetelo bene, non distraetevi. Prego? No, non c'è una data, però anche qui leggo, cioè, delle sciocchezze in mani per non dire parolacce. Cioè, Zaia vuole 20 protezioni civili, perché una delle materie è la protezione civile. Faccio un esempio banalissimo. Ma non è che il legislatore dice che trasferirà la protezione civile o il commercio estero, cioè... Quelli dell'autonomia vogliono 20 ambasciate che vanno a fare commercio estero. Ma scusatemi, le 20 protezioni civili non ci saranno mai. Ma all'interno delle protezioni civili ci sono delle funzioni che noi possiamo richiedere. Chiedere di poter fare le ordinanze di deroga in caso di calamità regionale, calamità naturale circoscritta al territorio regionale. Cioè se arriva l'acqua grande a Venezia un'altra volta, come è accaduto nel 2019, e abbiamo necessità di un'ordinanza per poter, che so, sgomberare rifiuti che altrimenti non sono sgomberabili per la categoria dei rifiuti, cioè il Presidente della Regione, secondo voi, è più logico che possa fare un'ordinanza di deroga o debba attendere che arrivi l'ordinanza a livello nazionale, che le aspettiamo sempre per 2 o 3 giorni perché non si capiscono, non avevano le carte, la penna e tutte queste robe qua? Allora io penso siano robe normali queste. Quindi, e così vale per molte altre deleghe, cioè molte altre materie che hanno delle funzioni trasferibili. Se il Ministero degli Interni trasferisce il fare i passaporti alle poste, non è che tu puoi dire avremo 20, avremo 2, quante sono le poste in Italia? Non lo so, cioè no, 2000, non so, forse anche di più. Cioè non è che puoi dire avremo 2000 Ministeri degli Interni, ho trasferito una funzione, punto e basta, al Ministero degli Interni, resta uno. Il risultato qual è? Che i cittadini tribuleranno di meno a farsi rinnovare il passaporto, a fare un passaporto. A me sembra una banalità unica sta roba. Poi non capisco per quale motivo ci sia la preoccupazione di un progetto che sostanzialmente è di grande decentramento amministrativo e nessuno parli, anche autorevoli istituzioni, del fatto che in virtù del fatto che noi abbiamo firmato un accordo con l'Europa per il PNRR, 235 miliardi, dei quali 80 a fondo perduto, siamo impegnati a fare delle riforme, una delle quali
che faremo nelle prossime settimane, non nei prossimi decenni all'italiana, sarà quella del federalismo fiscale, costi standard, fabbisogni standard. Cioè, allora io dico, adesso stiamo a discorsi da riscaldamento bordo campo, dopo mi immagino faremo i mondiali di calcio con questo argomento qui. Ci hanno talmente alzato tanto l'asticella, non so dove andranno quando arriverà la riforma del federalismo fiscale, non riusciranno neanche più a affrontarla l'asticella. Io dico, questo paese o fa le riforme per scelta o le dovrà fare per necessità, e questo è quello che accadrà. Punto. No, cioè, no, ad oggi è arrivato qualcosa? No, no. La consulta la convocheremo quando saremo nelle condizioni di capire anche cosa dire la consulta rispetto all'ordine di lavori che verrà adottato a livello nazionale. È inutile che continuiamo a far crescere queste leggende metropolitane. Non ci siamo mai negati da nessuna parte, né al Consiglio né alla consulta, e voglio ricordare che tutta questa iniziativa è stata messa in piedi dalla Regione del Veneto, compresa la creazione di una consulta, di una delegazione trattante. Non è che adesso le cose che abbiamo fatto noi dobbiamo decidere quando le convocheremo, le abbiamo istituite noi. Quindi faremo tutto quello che servirà a fare, anche per coinvolgere un po' tutti. Altro? Grazie, buon lavoro. E Monsignor Viganò, Maria Montedoro.